io sarò molto breve, anche perché i temi sono stati sostanzialmente quasi tutti rappresentati o comunque affrontati, seppur con qualche riflessione che chiaramente anche per motivi più di natura tecnica andrebbero studiati e affrontati in maniera diversa, ma chiaramente è un incontro interlocutorio questo della Commissione. Sono contento che la Commissione oggi sia venuta all'Aquila, perché come ricordavano prima, 9 anni sono lunghissimi nell'immaginario collettivo del sistema paese. Molti hanno dimenticato che qui c'è stato un terremoto devastante, forse il terremoto più devastante degli ultimi 50 anni, perché ha colpito un capoluogo di regione e un territorio vasto, un capoluogo di regione che ha uno dei centri storici più importanti a livello nazionale, e quindi la ricostruzione qui non è una ricostruzione semplice, qui non è che butti giù i palazzi e li ricostruisci. È una ricostruzione complicatissima, spesso si opera su strutture del 200, del 300, del 500, dell'800, con affreschi, con elementi artistici, architettonici di una valenza unica anche in Italia, e quindi il processo stesso non solo è molto più lungo rispetto a zone che pur sono state colpite da altre catastrofi naturali, ma è un processo che ha richiesto e continua a richiedere anche un intervento economico importante e maggiore rispetto a strutture, diciamo, moderne o comunque meno importanti da un punto di vista architettonico di quelle che abbiamo qui. L'Aquila ha oltre 40 frazioni, ogni frazione ha il proprio centro storico, quindi quando parliamo di ricostruzione del centro storico, quella che vediamo qui, è 1 su 40, certamente quello più importante, ma ci sono frazioni importantissime anche da un punto di vista dell'insediamento abitativo, penso a Paganica, penso a Coppito, penso a Roio, che insomma sono frazioni con 4, 5, 6 mila, 7 mila abitanti, quei centri storici sono fermi alla ricostruzione del 2009. Cioè questo noi lo dobbiamo sapere, così come gli oltre 40 comuni del cratere dell'Aquila. Abbiamo un esempio assoluta efficienza che è il sindaco, rappresentato dal sindaco di Bariciano, perché il Bariciano ha quasi completato il processo della ricostruzione, ma ci sono comuni e comuni dove la ricostruzione non è per niente partita a causa della inefficienza spesso degli amministratori, a causa di una carenza anche dei meccanici tecnici che i comuni stessi hanno, perché l'Aquila ha un potenziale di oltre 250 persone che lavorano sulla ricostruzione. Immaginate un comune di 500 abitanti, di 1000 abitanti, che ha il vigile urbano, che taglia l'erba e un segretario a scavalco. Come può e deve affrontare la ricostruzione? Quindi anche qui ci dobbiamo porre il problema di come intervenire a sostegno e a supporto di decine di comuni dove la ricostruzione è ferma e non si riesce a sbloccare, proprio perché dall'amministrazione locale non si ha la capacità di amministrarla quel processo e quella fase, e credo che il governo questo problema se lo debba necessariamente porre. È fuori discussione che serve un interlocutore stabile, io ipotizzo che sarà un sottosegretario, so che il governo, anche se non spetta a me parlare per conto del governo, ma so che il governo sta ragionando alla individuazione di una soluzione che si dovrebbe sposare anche rispetto a quelle che sono le richieste che partono dal territorio, così come abbiamo nelle settimane scorse, sia il sindaco dell'Aquila ma che anche i referenti del cratere conoscono perfettamente, abbiamo lavorato tanto e personalmente ho sollecitato, e ringrazio Giancarlo Giorgetti che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha seguito in prima battuta e in prima persona tutta quanta la questione, non solo delle tasse ma anche della soluzione della procedura amministrativa per la individuazione del nuovo responsabile della struttura tecnica di missione e
l'attivazione della procedura e quindi della nomina per quanto riguarda il governo del proprio componente, ma della composizione complessiva delle due commissioni che andranno a valutare i curriculum che sono pervenuti nei giorni scorsi. Anche qui però va fatta una precisazione, anzi due precisazioni. La prima, bisogna cambiare l'ultima legge che ha interessato il processo della ricostruzione dell'Aquila. Perché purtroppo non è possibile, le abbiamo provate tutte, credetemi, ero personalmente presente insieme a Giorgetti, non è stato possibile da un punto di vista giuridico e legislativo individuare un soggetto, seppur temporaneo, che potesse nelle more della conclusione del processo per l'individuazione dei nuovi due responsabili, coprire la vacatio e quindi firmare tutto ciò che è necessario firmare. E le abbiamo provate tutte, cioè avevamo addirittura ipotizzato di scrivere intervento del Presidente del Consiglio, non è possibile, ci sono grosse perplessità, il legislativo ha avuto una posizione di contrarietà. Quindi chiaramente si è accelerato tantissimo la questione per la nomina della commissione. E anche qua bisogna cambiarla questa norma, dicevo, perché è un'assurdità che nella legge non sia stato previsto che in assenza del responsabile dell'ufficio speciale non ci sia un vice che firmi. Cioè qua non è il problema di quando questo termina il mandato oppure si dimette perché assume un altro incarico o decide di fare una scelta di vita diversa, come è accaduto adesso. Cioè se nominassimo domani mattina, la commissione nominasse, individuasse il soggetto, il governo lo nomina e questo fa un incidente stradale, noi staremmo nella stessa condizione. Quindi il primo intervento che va fatto è quello di modifica della normativa che preveda un vice responsabile dell'ufficio speciale che in assenza del soggetto deputato alla direzione ne assume e ne fa le veci, perché se no il problema non si risolverà mai. Seconda grande questione, e vi chiedo scusa se entro troppo nel particolare, ma ci tengo perché questo oggi sta creando una grande difficoltà. Gli uffici sono due, la normativa è unica, ma la normativa spesso si presta ad una serie di interpretazioni. Quindi che cosa sta accadendo oggi? E questo sta creando anche molti problemi, perché alcuni attori della ricostruzione si stanno occupando della ricostruzione stessa, sia del cratere che del capoluogo. Accade che su un fatto specifico, e accade sempre più spesso ormai, quindi su un problema da risolvere, uguale nel capoluogo e nel cratere, le interpretazioni sono differenti. E quindi accade che ciò che è possibile fare all'Aquila non è possibile farlo nel cratere. O viceversa. Ed è un problema che sta facendo anche alzare la tensione con minacce di denunce, di esposti, perché poi chiaramente dice ma perché se vale per me nella frazione dell'Aquila non vale nel comune di Baricciano, ok? E concludo facendo questo tipo di ragionamento. Io sono d'accordissimo a che si apra una fase di maggiore e ulteriore collaborazione tra il territorio, la nostra commissione, il Parlamento e il governo, perché e credo che l'abbiamo data anche un'ampia dimostrazione, fatto salvo qualche divisione proprio insormontabile, cioè qui la parte destra e la parte sinistra, per semplificare il ragionamento della geografia politica cittadina, sulle grandi questioni, sulle questioni del terremoto, ha sempre avuto l'intelligenza e la capacità di camminare uniti per cogliere l'obiettivo. Quindi questo spirito oggi già c'è. Abbiamo acquisito, purtroppo dico io, una esperienza e una capacità di sottolineare la soluzione alle mille problematiche che ancora oggi viviamo. Cerchiamo di fare un lavoro di squadra che vada oltre le posizioni o le contrapposizioni
politiche e che possa dare dei risultati non solo al terremoto 2009 ma anche al terremoto, chiaramente al terremoto 2016. Io penso che se riuscissimo a fare con convinzione e serietà, senza cercare di metterci delle spillette di chi è stato più bravo rispetto ad un altro a risolvere un problema, sono convinto che diversi ostacoli che fino ad oggi sono stati insormontabili riusciremo a superarli. Concludo con la questione delle tasse. Personalmente solleciterò il sottosegretario Giorgetti, che già si era occupato a giugno della questione delle tasse. Ci sono stati alcuni impegni importanti che non hanno permesso un incontro veloce, così come richiesto dal sindaco dell'Aquila e dal presidente Lolli. Sicuramente riusciremo a farlo nei primi giorni di gennaio, perché di dicembre, perché è fondamentale che si giunga alla proroga fino al 31/12/2019, così da poter riaprire seriamente un confronto con l'Europa, anche perché questo, così come ho modo anche di parlarne con il senatore Marsiglio, investe anche più ministeri. Cioè qui c'è il problema, bisogna far attivare il Ministero di Savona che ha i rapporti con l'Europa, c'è il problema del MEF, insomma, quindi al di là delle buone intenzioni, è abbastanza complesso anche mettere in piedi e insieme tutti gli attori che devono avere una parte importante per la soluzione di questo problema. Grazie. Bene. Allora, voi dovete andare. Sì, noi dobbiamo. Allora, sì. No, prego. E Lanfranco, Marco, e poi li liberiamo la commissione che deve andare a Montereale. Per evitare di arrivare poi lunghi. Allora, io rappresento i comuni del Fuoricratere di quasi tutte e quattro le province. Abbiamo 75 comuni. All'interno degli uffici territoriali della ricostruzione ci sono degli uffici che si occupano solo dei fuoricratere. Perché questo? Perché sono delle modalità diverse di gestione delle pratiche. Qui andiamo con la MIC e qui con la parametrica. Le problematiche ne sono tantissime. Una per tutte, che il 31-12, non avendo avuto proroga, credo che sia l'emendamento che vale in giro, non so se il momento darà di conferma, per prorogare gli uffici anche per l'anno 2019. Se questo non avviene, per metà mese noi dobbiamo riconsegnare tutte le pratiche agli uffici del Fuoricratere, che sono circa 1000 pratiche, già in pancia, già in fase di redazione di provvedimenti e quant'altro, e riconsegnare ai comuni. Questo cosa comporterebbe? I comuni, come diceva il onorevole, con i piccoli, con un solo geometra, non riescono e non riusciranno a portarle portarle avanti, e con costi anche aggiuntivi in più. Oggi abbiamo circa 250 milioni di depositato all'interno degli uffici periferici e con l'impossibilità di andare avanti. Non riusciamo a pagare questi ragazzi già da un anno, perché purtroppo nella finanziaria non era prevista il costo di questi ragazzi. Io personalmente nel mio ufficio è un anno che non li do lo stipendio, e loro nonostante tutto vengono a lavorare. Io mi sono permesso di fare un piccolo excursus su tutto, dove diamo anche delle piccole indicazioni su come eventualmente procedere. Grazie. Direttamente a tutti, Marco, senatore. Intanto vi ringrazio Cassini, che insieme alla Commissione ha condiviso questa opportuna iniziativa, perché io ho sperimentato anche io che quando stai in Parlamento e affronti questi temi c'è troppa distanza, incapacità di comprendere, anche perché gli emendamenti che si presentano sono molto tecnici, molto complessi da comprendere. E poi troppo spesso il suggerimento, comunque l'invito che faccio, a superare la logica poi della dialettica opposizione maggioranza, mettere la bandierina su chi si è arrogato il titolo, il merito di aver fatto passare l'emendamento piuttosto che l'altro, di superarlo, anche perché spesso il nemico è molto tecnico e molto oscuro. Per dire, quando noi abbiamo portato la questione delle tasse, ora possiamo avere, ci siamo confrontati su strategie diverse, di chi premeva perché il Parlamento facesse subito una norma, poi abbiamo trovato comunque il compromesso su fare il rinvio, dato al governo che tempo di questo passaggio, se c'è bisogno di un altro rinvio non si nega a nessuno, lo faremo, siamo tutti d'accordo nel concedere il rinvio,
primo provvedimento utile, che il governo presenterà, ci saranno i voti di tutti e va bene. Però su questo problema delle tasse il MEF ha messo nero su bianco che è d'accordo con l'Europa, che pensa che siano aiuti di Stato e che ci abbia ragione l'Europa nel doverli restituire. Quando presentiamo gli emendamenti per dire che bisogna assumere il personale, ora per una parte si è risolto all'ultimo, ma perché ci si torna, dice, ogni decreto, ogni legge bisogna infilare cose? Perché non c'è mai, diciamo, la capacità e la forza di dire adesso si prende un pacchetto completo e si invece ci si arriva con 10-15 emendamenti, poi magari il MEF ha ragione, prendono il più fesso di tutti e ti dicono questo è passato e tu resti con problemi giganteschi ancora da affrontare, magari hai messo a posto un angolino di problema. E anche qui, quando abbiamo fatto gli emendamenti per dire assumiamo il personale che costa, articolo 81, in commissione bilancio viene chiusa la questione dicendo bisogna trovare i fondi. E voglio spiegare, io questo è il video che faccio, tornate a spiegare tutti insieme, maggioranza e opposizione, soprattutto nel confronto con la ragioneria e quindi poi con il ministro, il sottosegretario che, all'economia che vi va a rappresentare, che assumere altri 100 tra geometri, ingegneri, architetti, segretari comunali, amministrativi che fanno camminare le pratiche, produce più economia, non produce più costi, perché si sbloccano miliardi che stanno fermi di opere pubbliche e se venissero messi in movimento produrrebbero un gettito, ma è altro che riduzione del 3%, l'Abruzzo diventerebbe la locomotiva d'Italia su PIL, se si mettessero in moto tutti insieme nei tempi giusti, nei tempi che servono, non per la prossima generazione. Questa è la realtà. Quindi l'invito è questo, cioè individuate tutti insieme, fate un pacchetto di Mischia, se riuscite adesso nella legge di bilancio a mettere almeno tutte le norme che riguardano spesa, che non sono ordinamentali, almeno si fa metà dell'opera, poi quando arriva in Senato io spero di trovare quelle norme già scritte e se no le ripresentiamo anche al Senato, però l'augurio è di non dover lavorare al Senato per questa cosa, perché voi a un certo punto adesso sulla legge di bilancio infilate quello che serve e lo fate coprire come serve, però la sfida poi è che bisogna affrontare questo, come dire, mostro oscuro della ragioneria e del Ministero delle Finanze che fa spesso dei calcoli e delle valutazioni irreali perché non tengono conto della realtà dei fatti. Sono problemi, non succede solo col terremoto, a noi è successo anche con la cedolare secca. Per anni non si faceva la cedolare secca sugli affitti degli immobili perché consideravano minor gettito. Adesso che l'abbiamo fatto scoprono che invece funziona talmente bene che la vogliono fare anche per i negozi. E quindi ci vuole un po' di coraggio per affrontare le questioni e anche prendere di peggio e non rassegnarsi al no tecnico della mancata bollinatura per andare a fare un confronto vero anche con questi soggetti e quindi incoraggiare pure il governo con il sostegno di tutto il Parlamento ad affrontare anche questo tipo di contenzioso. Grazie. Bene. Allora, come no? Certo. 10 secondi, vai. Solo 10 secondi, perché in realtà io credo che poi l'obiettivo della visita di oggi sia davvero quello di conoscere, ma anche quello di ascoltare, no? E poi noi quello che dobbiamo fare, dobbiamo ascoltare e poi rendere sano legislatori, quindi rendere in qualche modo in pratica la necessità dei territori. Quindi io vi ringrazio perché ovviamente ho conosciuto una realtà che non provenendo da questo territorio non conoscevo e poi sicuramente i vostri suggerimenti sono stati preziosi anche al nostro lavoro, quindi ben venga questo tipo di sinergia che deve essere necessaria in realtà in questo provvedimento.